Ascoltala. 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 Vivila. 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 IRDM. IRDM. Vieni da? Una maglia, ho 22 anni. E la mia passione è il ballo latinoamericano. E piace molto, sì. E anche altri balli, altri generi, insomma. Sì. E mi sono diplomata in scienze sociali. Sì. E sono un'indossatrice. Sì. E sono contentissima di partecipare al concorso. Bravissima. Brevissima. Per la miseria. C'è una completezza, è come se voi sapeste già tutto, sapeste già da diverso tempo tutto quello che accade, è vero? Come mai sto fatto? Perché alla fine è il sogno di ogni ragazza, partecipare a concorsi di bellezza, è bellissimo indossare vari abiti, quindi fortuna. È una fortuna proprio? Sì. Sei convinta di questa cosa qui? Sì, è bellissimo. Quindi ti ritieni fortunata ad aver... sposato l'idea dell'americhittano, Sì, la ringrazio moltissimo, è una persona bravissima, oltre che bellissima. Dai, non esageriamo adesso. No, dai. È da dirlo. Ah, dici? Sì, non c'è niente da dire di lei. Non c'è niente da dire, ti senti inferiore alla merito? Ma no, ognuno ha una propria bellezza. Quindi, lei ha un... diverso, ti metto in difficoltà però così cioè, nel gossip qualcosa, le comari che si appartano, sai, hai visto quella, ma hai visto chi si vede di no, non esiste questa cosa, ecco, vedi, non è da me, non è da te. Senti, però nella tua vita, insomma, solitamente curi le tue passioni oppure hai un'attività da svolgere e cosa già, o te ne vai a mare? Il mare non manca mai, l'abbronzatura ci deve essere. Ci deve essere. Sì. Però? Però comunque mi occupo di bambini, sono un'animatrice, amo molto i bambini. Che quindi, meraviglia. Sì, amo il loro sorriso, mi fanno quindi, molto divertire. La scuola è stata, diciamo, un motivo per poter fare sviluppare questo tuo interesse, è vero? Sì. Infatti sono sempre con i bambini, non li lascio mai. E un'altra passione è anche il pianoforte. Sì. Suoni? Sì, suonicchio. Quindi oltre a ballare, insomma, sei anche una musicista? Diciamoli, sì. Amo la musica in generale. Ami la musica in generale? Sì. Il tuo cantante preferito qual è? Ligabue. Ligabue che verrà all'Atalanta quest'anno. Sì, noi saremo al backstage per
prendere subito le interviste, perché non ci vogliamo fare sfuggire questa occasione, e forse gli faremo fare anche una dedica bravissima a Lucia Nick. Devo parlare con Manera però prima. Vabbè, allora senti, insomma, mangi tanto tu nella vita? Quanto basta, amo molto i dolci, quindi... Sì. Ah, ecco, ecco, ci troviamo bene allora. Non mancano mai. Sì, sei una golosa, diciamo. Tantissimo. Immagini di poter continuare questa tua passione, questa tua improvvisazione, diciamo. Lo spero, sì. Ti farai guidare da Mary Chittano, perché lei sfila bene, quindi sì, ancheggia bene, perché qui bisogna ancheggiare, come tu sai. È vero, un portamento da ballerina, quasi. Sì, sì. Spalla dritta, eccetera, eccetera. Ho un'ottima guida. Hai un'ottima guida. E noi ne siamo fieri di averti affidato alla guida di Chittano, perché insomma. E anche una nostra assidua, come dire, amica, sai, ci segue, cioè. Va bene, grazie, ricordiamo il tuo nome. Alessandra Minosi. Da Maglie. Da Maglie.